Signori miei, bentornati. E ci occupiamo oggi di Hitman Codename 47, il primo capitolo della saga. È uscito oramai 17 anni fa, nel lontano 2001. È un gioco che è invecchiato molto male, nel senso che se conoscete bene le meccaniche di gameplay che caratterizzano i titoli più recenti della saga, sappiate che in questo gioco questi elementi o sono appena accennati o sono del tutto assenti. Per farvi un esempio eclatante, in questo gioco non potete pacificare in maniera, diciamo, non letale gli NPC. Se volete prendere il travestimento di un personaggio, dovete accopparlo. Così funziona in questo gioco. Non che sia un problema, voglio dire. Tenendo conto del fatto che è un gioco particolarmente vecchio, è possibile accettare tutti questi limiti tecnici. Un'altra cosa interessante è che questo gioco non ha un sistema di valutazione, perché il primo sistema di valutazione vero e proprio è stato introdotto col secondo capitolo, cioè Hitman 2 Silent Assassins. In questo titolo c'è una specie di sistema che tiene traccia di quello che fate durante le missioni, e se vi comportate male, se ammazzate gente che non dovete uccidere, nella fase di acquisto delle armi, buona parte delle armi non potranno essere acquistate. Cioè, essenzialmente questo è quello che succede. In questo gioco, prima di ogni missione, voi potete fare la spesa. E se giocate con il culo, le determinate armi non le potrete acquistare proprio. Questo è il sistema di valutazione e le conseguenze se non vi comportate bene. Ma non c'è nessun output dal punto di vista pratico. Il gioco non tiene traccia dei colpi che sparate. Non vi mostra questi dati. Mentre i giochi che sono venuti dopo lo fanno, perlomeno lo fa il secondo, il terzo, il quarto. Absolution ha un sistema di valutazione di merda, probabilmente il peggiore della serie, e quello di Hitman 2016 è proprio essenziale, non è il massimo secondo me. Magari Hitman 2 nel 2018 sarà un pelo più, un po' più, diciamo, meglio realizzato, meglio concepito. Quello di oggi è una specie di speed walkthrough, cioè vi faccio vedere il completamento di tutte le missioni e cerco di farvelo vedere velocemente, per cui vediamo di non perdere altro tempo. Creiamo un profilo a caso, giochiamo in difficoltà difficile e iniziamo pure. La prima missione del tutorial è una missione che può essere praticamente saltata, nel senso che il gioco vorrebbe spiegarvi alcune meccaniche, ma potete tranquillamente procedere. Oh signori, iniziamo bene, non riesco a salire la scala. In questa fase il gioco vorrebbe, in sostanza, farvi vedere l'agilità di 47. Si riduce a due elementi, la capacità di salire le scale e la possibilità di saltare da un terrazzo all'altro, come in questo caso. Un'abilità che vi tornerà utile, penso, due volte in tutto il gioco. E in questa run non lo userò neanche una volta. Non è necessario. Adesso ci sono in sequenza due poligoni di tiro dove dovete prendere confidenza con le armi, ma io sono già abbastanza sicuro di come si usano, quindi saltiamo tutta questa parte. Prendiamo giusto una pistola che mi servirà per ammazzare un inserviente. E già iniziamo ad ammazzare civili, sostanzialmente. Neanche fosse un problema. Notare le texture veramente molto sbavate, non so come chiamarle. Sono in una risoluzione bassissima. Alcune texture sembrano delle 256x256 in termini di pixel. Una roba veramente terribile. Fortunatamente, grazie a una DLL esterna, potete incrementare la distanza di rendering degli oggetti. Cioè, rende la nebbia caratterizza i titoli vecchi, diciamo, un po' meno opprimente. Ma soprattutto grazie a un paio di parametrini nel Hitman.ini è possibile giocarlo in 1080 e in 16 noni. Ammazziamo il tipo, ci travestiamo da lui. Questo tipo che non ha sentito morire il suo compare, nonostante stessi sparando con una Desert Eagle non silenziata, mi apre la porta e mi lascia uscire. Veramente molto cortese, grazie. Questa cinematica non può essere skippata e questo conclude il tutorial. Subito ci tuffiamo nella prima vera missione del gioco, in cui dobbiamo uccidere un emissario del Drago Rosso, una triade di Hong Kong.
In realtà il vero target di 47 in questo momento, all'inizio del gioco, è un certo Leong, un grosso boss del drago rosso. Però non possiamo ucciderlo in questo momento. E dobbiamo in qualche maniera indebolire la sua protezione. E a questo scopo servono le prime tre missioni che vi faccio vedere adesso. Ho con me una valigetta, e peraltro non ho comprato nulla. Avete visto, non vi ho neanche mostrato la fase di acquisto oggetti perché non ne ho bisogno. Ho a disposizione di base un fucile da cecchino con un proiettile. E devo farmelo bastare. Se sbaglio il colpo, siamo fottuti. Allora, l'idea è quella di andare sul tetto e di sparare al target dal tetto. Ma per velocizzare le cose, si va sul tetto solamente perché qui da qualche parte c'è un trigger che fa arrivare al target più velocemente. Una volta che l'avete attivato, potete scendere in strada. In questa maniera è velocizzata la fuga. Parole povere. Mentre noi ci dirigeremo in un vicolo e spareremo da lì. Questi qua sono i membri del Lotto Blu, la seconda triade di Hong Kong. La nostra posizione da cecchino è più o meno qua. Tiriamo fuori lo sniper dalla valigetta intanto. E il membro del Drago Rosso dovrebbe essere nelle vicinanze. Dovrebbe arrivare a momenti. Noi aspetteremo che il target esca dalla macchina e gli spareremo solamente quando cederà le spalle, perché normalmente quando ho sparato un colpo nella schiena di qualcuno, questo nel 99% dei casi muore con un colpo. Se gli sparate da davanti o li prendete in testa, ma è un po' difficile perché la stabilità della mano di 47 fa cagare. Ok, è andata. Quindi sì, se il nemico vi sta guardando verso di voi, o lo beccate in testa, ma se lo beccate in una qualsiasi altra parte del corpo, solitamente quel colpo lì non lo uccide. Molto silent, abbiamo de demolito un membro della triade in mezzo a quanti? 6-7 testimoni? Forse c'era anche un civile nelle vicinanze. Ok, questa è la prima missione. In questa missione dobbiamo fare un po' di spesa. Preparate il carrello. 1 euro da mettere nel carrello. Allora, non mi serve il fiber wire. Prendiamo il coltello. Prendiamo la berretta silenziata. Il massimo delle munizioni. E prendiamo il Kevlar. Prendiamo anche la car bomb. In sostanza, qui dobbiamo uccidere tutti i membri del Lotto Blu che ci sono sulla mappa. E ce ne sono 4 in una specie di vicolo. E i rimanenti arriveranno. Una limousine, una specie di limousine. E poi dobbiamo uccidere l'emissario del Lotto Blu. Questa è la consegna. Allora, i primi membri del Lotto Blu da far fuori sono questi qua. Ce ne sono 4, ce n'è uno sulla destra nascosto. Questo è l'emissario che arriva, con altri membri del Lotto Blu all'interno. Prima di ammazzare questi stronzi, però, devo attendere che questo membro del drago rosso si allontani, perché altrimenti mi sente sparare a questa gente e viene a indagare. Tutti quanti sulla mappa diventano ostili. Molto bene. Abbiamo appena ucciso il muro. Ok, adesso qualcuno dovrebbe vedere il corpo del tipo e dovrebbe avvicinarsi. Se non si avvicinano è un problema perché devo espormi molto di più e più mi espongo maggiore è la probabilità che almeno uno di questi membri riesca a beccarmi. Tutto a posto, cioè questo è come il gioco andrebbe giocato. Niente di strano. Mettiamo via la pistola e facciamo fuori l'autista della macchina. Prima di farlo però devo attendere che questo civile transiti da questa parte, altrimenti mi vede mentre lo uccido, ovviamente va a parlare con le guardie e si scatena l'inferno. Tutti quanti diventano dei Rambo, tirano fuori i 47 e cominciano a trasformarmi in uno scolapasta. Tanti saluti. Allora, prendiamo i vestiti e lo trasciniamo qui dentro. Abbiamo preso una bomba prima perché ho intenzione di far saltare in aria la macchina. E l'unico modo per mettere una bomba nella macchina è quello di travestirsi da autista.
Dobbiamo prenderla dall'inventario e dopodiché la possiamo posizionare. Forse la si può posizionare anche se vi travestite da un membro dell'otto blu. Francamente non ci ho provato. Sono sicuro che funziona quando siete all'autista. E non è un'azione sospetta. E fortunatamente quando mettete la bomba, la riunione alla quale l'emissario dell'otto blu doveva partecipare termina immediatamente. Infatti in alto c'è scritto Target is leaving the restaurant. Se ne sta andando. Dobbiamo attendere che tutti i membri dell'otto blu si avvicinino al veicolo perché voglio ucciderli tutti con l'esplosione della macchina. E spesso questo tipo qui non muore perché è troppo distante. Quindi gli do il tempo di... What the fuck? Perché mi stanno sparando? Mi hanno beccato in qualche maniera, non ho idea. Non ho idea di come io sia stato beccato. Comunque la missione è completata. Per cui io direi che procediamo così, non ho intenzione di riavviare questa partita. Vediamo se sono morti tutti, perché magari qualcuno è rimasto e sopravvissuto. No, accomplished, accomplished. Ok. Molto Silent Assassin. Allora, qui... dobbiamo uccidere allora, un membro del Drago Rosso e il commissario della polizia. Allora, per farvi capire, perché effettivamente non vi ho spiegato cosa stiamo facendo, vi ho detto che dobbiamo uccidere Leong. Leong è sotto la protezione di questo capo della polizia, di Hong Kong. Noi abbiamo ucciso un membro del Drago Rosso e un membro dell'Otto Blu nell'ultima missione, e anche altri membri dell'Otto Blu. Questo cosa fa? Questo scatena una guerra tra le due triadi. Quindi... Adesso, in questa missione, il commissario della polizia, che prende le mazzette da entrambe le triadi, non vuole che questa guerra, diciamo, scoppi veramente, quindi decide di provare a fare una tregua. Quindi chiama un emissario di entrambe le triadi in un ristorante e cerca di porre fine a questa stronzata. Quello che faremo noi è uccidere il membro del Drago Rosso, prenderemo i suoi vestiti, entreremo nel ristorante, massacreremo il capo della polizia davanti a tutti e lasceremo... un medaglione del Drago Rosso all'interno del ristorante. In questa maniera tutti quanti penseranno che tutta questa pagliacciata è stata fatta dalla triade del Drago Rosso. In questa maniera la polizia in seguito toglierà la protezione a Leong. E a quel punto nella missione successiva effettivamente potremo uccidere sto cazzo di Leong. Finalmente, aggiungerei. Ok. Adesso sapete tutto quello che dovete sapere. Prendiamo il coltello. La Hardballer non mi serve. Prendiamo la berretta silenziata. Non mi ricordo se mi serve, francamente. No, non mi serve la berretta silenziata. Prendo un Luzi. Prendiamo un po' di proiettili. Prendiamo il Kevlar. Perché nuovamente le cose possono andare molto male. E se dovessero andare male, devo in qualche maniera pararmi il culo. Effettivamente, se prima non avessi comprato il Kevlar, probabilmente sarei morto. non ho idea del perché mi abbiano beccato comunque, perché non sono mai stato beccato in quella maniera. Parlando col barista, vi potete consegnare la chiave. Potete farvi consegnare la chiave. Mi servirà per poter entrare all'interno del ristorante dal bagno. Perché noi poi entreremo da questa finestra, passeremo di qua e ammazzeremo il nostro bersaglio. Prima però dobbiamo uccidere il membro del Drago Rosso. E dobbiamo prendere il suo travestimento. Il drago rosso arriverà da questa parte. Eccolo lì. Qua c'è un muro invisibile. Questo gioco ne ha svariati. Ecco, io non posso andare oltre. La mappa finisce qua per me. Prima di uccidere lui, o meglio, lo ucc è la prima cosa che farò, ma devo attendere che il membro del Drago Rosso arrivi fino a qui. Questa è una specie di punto cieco, perché non potrà vedermi né questo poliziotto né questo civile. Dopodiché c'è un altro civile che arriva da questa parte, sbucherà fuori da qualche parte in questa zona e se ne andrà, andrà giù da questa parte. Ah, un'altra cosa che chiede la missione, che non vi ho detto, è che il corpo del membro del Drago Rosso deve essere nascosto. E per nasconderlo dovete buttarlo nella fognatura e noi lo trascineremo qui.
Tra l'altro, io ve l'ho fatto vedere molto velocemente prima, magari non ve ne siete accorti. C'è un glitch pauroso in questo gioco che vi consente di trascinare i corpi con la velocità normale, della corsa di 47. Cioè, normalmente trascinare un corpo è un processo estremamente lento. In questo caso vi farò vedere che potete correre letteralmente trascinando il corpo della persona che avete ucciso. Ok, è andato. Abbiamo preso il medaglione, prendiamo i vestiti e lo trasciniamo in questa maniera. Ok, ci ho messo quanto? 5 secondi. Se lo trascino ci metto 25 probabilmente. Nessuno si è accorto di niente. Allora, dobbiamo rientrare dal bagno. Quindi andiamo da questa parte. C'è una guardia che può beccarmi qua. Ok, non è quella dietro che avete visto adesso sulla sinistra, ma ce n'è un'altra che transita in questo vicolo. E se mi vede entrare nel bagno in questa maniera, apro il fuoco automaticamente. Allora, prima di ammazzare la gente, dobbiamo lasciare qui il medaglione. E visto che abbiamo un grande rispetto del drago rosso, la buttiamo nel cesso. Ho mancato il bersaglio. Riproviamo. Direttamente nella tazza. Ok, missione compiuta. Nuovamente siamo stati veramente silenziosi. Forse non si sono nemmeno resi conto che li ho uccisi. Infatti le guardie davanti al ristorante non hanno capito niente. Ho sparato con un Uzi, voglio dire, non era neanche silenziato. Come fanno a non aver capito che c'è qualcosa che non va? E invece è così. Questo è Hitman Codename 47. Fatevene una ragione. Bene, con questa missione Leong non ha più la protezione della polizia e quindi lo possiamo maciullare. E questa è la prima missione veramente complicata. E iniziamo sparando qualche colpo con la K. In questa maniera facciamo uscire fuori una guardia. E ci faremo prestare i vestiti da questo individuo. Come at me, bro. Check this out. Ok, riprendiamo i vestiti e a questo punto possiamo girarci liberamente praticamente per ogni singola zona di questa mappa. E questa è una missione veramente complicata, la prima volta che l'affrontate, perché è decisamente più difficile rispetto alle prime missioni che avete visto. E dobbiamo fare svariate cose. E in questo istante stiamo andando a liberare un agente della CIA, il famoso agente Smith, che viene ripreso praticamente in tutti i capitoli della serie, a parte Absolution. Spruzziamo lui e c'è un altro individuo qua davanti a me di cui ci dobbiamo occupare. Non fare caso a me. Non sto facendo niente di sospetto. Addio. Questo è l'agente Smith che mi dirà dove si trova la cassaforte che devo aprire. Dovrebbe dirmelo subito. How did you end up in this mess? I tried to unlock the safe at Madame's place on the second Madame's Palace on second floor. Ok, è il posto migliore. È il posto più vicino. Let me help you out of here. Siamo veramente fortunati. Allora, per riepilogare, dobbiamo aprire la cassaforte. Per farlo mi serve un codice. Il codice ce l'ha una ragazza, dalla quale andremo adesso. È una troiazza che lavora nel bordello del posto. E una volta aperta la cassaforte otterremo una statuina che dobbiamo consegnare ad un mercante che si trova nel ristorante della mappa. E quando consegniamo la statuina, la cosa comoda è che la consegna della statuina in sé fa spawnare Leong fuori dal ristorante. E quindi a quel punto ucciderlo è una cagata. Normalmente Leong sta sempre nella sua fortezza. È un edificio con dei pali ficcati nell'acqua. Che vi farò vedere alla fine. Lo vedete a fine missione, praticamente. Quando è in quel palazzo lì è un po' complicato raggiungerlo, ci sono un sacco di guardie. Se fate casino e avviate una sparatoria, difficilmente ne uscirete vivi. Ucciderlo fuori dal ristorante, invece, come vedrete, è veramente una cagata. Questo è il clone del barista della missione precedente, cioè è uguale. È il gemello.
ci ha dato l'invito per andare nel bordello. Ed è lì che siamo diretti adesso. Tutti sti cazzo di NPC vogliono parlare con me. Anche sto panzone qua. Dai, zitto. Lasciami passare. Questa è l'unica guardia che mi sta simpatica perché non mi chiede niente. Mi fissa come se fossi uno stronzo fumante, ma almeno non mi parla. Salve, parliamo con la vecchiaccia e... cioè, lei mi autorizza a dare una botta a questa signorina? Più che una botta voglio fare un'altra cosa, ma... è meglio se nessuno sente quello che sto per fare. Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi, ho detto. Ok, lei ha la cassaforte. Ok. Normalmente... per ottenere il codice dovreste aiutare questa ragazza a fuggire dal bordello. E quando le date una mano, lei vi dà il codice, ma è un processo troppo lungo. E visto che questo è uno speed walkthrough, ci limitiamo a vedere in velocità tutte le missioni. Tranquillo, non sto facendo niente di... Santo cielo! Ah! Oh signore, si è buggato il... 47 cammina da solo, io non sto cliccando. Cos'è successo? Ok, posso muovermi normalmente di nuovo. Vediamo se riusciamo a posizionarci dietro di lui. Ok. Momento di panico. Tanti saluti. Prendiamo la statuina che è situata qui. Spostiamo il corpo, altrimenti la gente che si trova dall'altra parte mi vede e sono cazzi. Ok, ce ne possiamo andare. Andiamo a consegnare la statuina a questo mercante di cui vi parlavo prima. E dopodiché saremo pronti per... gonfiare Leong di piombo. Causa della morte, avvelenamento da piombo. È una citazione di qualche film che non riesco a ricordare in questo momento. Allora, il mercante dovrebbe essere da quella parte. Sto posto è tutto uguale. Orientarsi può essere veramente molto complicato. Eccolo qua. Ci mette 20 anni a venire qui. Greetings. Benissimo, fatto questo, Leong dovrebbe comparire da queste parti. Dobbiamo cambiare travestimento, giusto per sicurezza. E dobbiamo fuggire con quella barca che vedete sulla sinistra. Una specie di motoscafo. Questo è il castellaccio di Leong di cui vi parlavo prima. E vi ho detto che avreste visto nella parte finale della missione. Queste guardie non hanno capito niente nuovamente. Non hanno idea di che cazzo stia succedendo. Prima o poi compare la scritta che stanno cercando un membro del Drago Rosso sospetto. Ma io ho già cambiato travestimento. Quindi nel momento in cui loro cercano un membro del Drago Rosso sospetto, io sono già una bodyguard del ristorante. Me ne sono già anche andato. Allora, il nostro nuovo obiettivo è un signore della droga di nome Pablo Belisario Ochoa, che però non possiamo uccidere perché non sappiamo dove si trova. E l'unico modo per scoprire la sua posizione è collaborare con una tribù di nativi. E sostanzialmente è quello che faremo in questa missione. Per questa missione prendiamo il pugnale, prendiamo l'armatura, sempre per una questione di sicurezza, e prendiamo la bussola. Senza di questa, orientarsi da queste parti può essere un vero inferno. È un livello veramente molto ripetitivo a livello visivo, quindi trovare dei punti di riferimento è complicato. Io non ci riesco, per questo prendo la bussola. Come funziona questa missione normalmente? Di base voi dovreste recuperare questa statuina dorata, che è stata sottratta alla tribù in questione. Una volta recuperata la statuina la consegnate al capo e in teoria lui vi dovrebbe dare l'informazione sulla posizione di Pablo, ma il capo non lo fa e vi chiede un favore ulteriore. Vi chiede di liberare suo fratello, che è stato catturato e imprigionato da dei militari ed è tenuto prigioniero in un avamposto. Esattamente l'avamposto in cui siamo diretti adesso.
visto che sappiamo già di doverlo liberare, lo liberiamo subito, dopodiché recuperiamo la statuina e completiamo entrambi gli obiettivi. E una volta che abbiamo raggiunto il capo della tribù, la missione viene completata subito. È un modo come un altro per completare queste missioni più velocemente. E non c'è un modo silent per fare questa parte, dobbiamo per forza prendere un M60 e ricreare Rambo all'interno di Hitman. Pulliamo un po' questo tizio e lo sgozziamo. Allora, gli prendiamo i vestiti, non appena ci consente di farlo, ok, e prendiamo anche il suo M60. Facciamo tacere questi bastardi e dobbiamo ammazzare anche quella gente lì. Se ammazziamo tutti questi militari, il fratello del capo, che è il tipo che vedete al centro del ponte, sarà in grado di fuggire. Infatti, in alto a sinistra adesso dovrebbe comparire la scritta "The prisoner is free". Ecco, è appena comparsa. The prisoner is free. Dobbiamo adesso recuperare la statuina. Per qualche strano motivo si trova in questo aereo disintegrato. Non so bene quale sia la storia dietro questo aereo, il punto è che c'è un aereo caduto. Nei pressi di questo aereo ci sono un po' di militari. Però l'unico che effettivamente devo uccidere è questo ufficiale. Non appena mi darà le spalle lo ammazzeremo. Hello? Fammi passare. Ok. Per un attimo mi è sembrato che non voleva farsi sgozzare. Recuperiamo il cecchino. Il cecchino è molto importante, mi servirà per uccidere Pablo. Il metodo classico per uccidere Pablo è una follia. Cioè dovete ingaggiare uno scontro a fuoco con lui nel suo ufficio. Solo che quando voi state per entrare all'interno della casa in cui si trova, lui si strafà di droga. E facendo questo diventa non immune ai proiettili, ma quasi. Perché per ucciderlo dovete vomitargli una quantità di piombo ridicola. Cioè, potete sparargli tre caricatori di Uzi e non morirà. Cioè, è una roba vergognosamente overpowered, come diremmo se stessimo parlando di un MOBA. C'è però la possibilità di cecchinarlo da lontano, quindi diciamo, questo trucco vi consente di evitare completamente lo scontro diretto con quel target. Ed è inutile perché quando voi combattete con lui fate un sacco di casino e tutti i militari dell'accampamento vengono come le mosche sulla merda e cercheranno di uccidervi. Cioè veramente la missione diventa un vero inferno. Magari un giorno vi farò vedere quello che vi ho appena raccontato, ma non lo faccio vedere in questo playthrough. Perché potrei metterci 20 minuti a fare solo quella missione. Non lo voglio fare. Allora, questo qua mi sta puntando il cerbottana addosso, ma se tirate fuori la statuina dorata, smette di puntarvi addosso la cerbottana, capisce che siete qui per aiutare e vi accetta come amico. I bring you your last idol. Benissimo. Adesso lui mi ha chiesto di liberare suo fratello, ma suo fratello è questo individuo che sta correndo da questa parte. Mette 3 anni per arrivare qua, tra l'altro. Io sono arrivato qui prima di lui e sono anche andato a prendere la statuina, quindi non so che cazzo di giro ha fatto. Hello! You have been a great friend, stranger. Benissimo, e questo conclude questa missione. Questa è la missione più stupida di tutto il gioco, perché dovete semplicemente andare da un punto A a un punto B. E praticamente voi sapete come arrivare al campo di Pablo. Adesso l'unica cosa che vi separa da questo campo è un pezzo di giungla e un passaggio sotterraneo che vi consente di arrivare al campo. L'unico ostacolo tra voi e questo passaggio interrato è un giaguaro, è in grado di sbranarvi con 2 colpi, letteralmente con una zampata, e vi toglie qualcosa come il 66% di vita, quindi con 2 colpi siete morti. Vediamo di completare anche questa missione ridicola. Il metodo standard per completarla consiste nel recuperare della carne di cinghiale. Dovete posizionare questa carne di cinghiale sull'altare e ciò distrae la bestiaccia.
E mentre il Jaguar è distratto, voi avete tempo per sgattaiolare in sicurezza verso il passaggio sotterraneo. La verità però è che potete semplicemente correre nei pressi del Jaguaro e entrare all'interno del passaggio interrato prima di essere sbranati. Le missioni nella giungla sono le notoriamente le più detestate da tutti i fan di Hitman. Sono obiettivamente le missioni più terribili dell'intero gioco. Ok, e siamo da Pablo. Come vi dicevo, per uccidere Pablo è sufficiente ucciderlo con un colpo di cecchino. Questo è lui. E Pablo è andato. Missione compiuta. Sfortunatamente questa missione ha due obiettivi. Dobbiamo anche far saltare in aria il suo laboratorio della droga. Questo è un altro livello particolarmente odiato. Non tanto perché il metodo normale per completarlo vi obbliga a fare questo scontro a fuoco di cui vi parlavo prima con Pablo, che è una follia. Perché voi vedrete quanti militari ci sono, sono tutti super armati, hanno almeno una K-74 in mano. Quindi affrontare Pablo significa affrontare anche tutti questi militari, cioè, o qualcosa come una ventina o una trentina di questi stronzi. Il problema appunto è che questa missione vi fa comparire dall'altra parte del campo, dovete fare ogni volta tutto questo giro lunghissimo, seguendo il perimetro per poter entrare. Cioè, dal punto di vista del design della mappa, è veramente un'inculata pazzesca sta mappa. Questo è uno dei motivi per il quale io sono stracontento, per il fatto che su Hitman 2016 ci sono più punti d'ingresso. Cazzo, la possibilità di entrare da punti diversi in una mappa vi dà una tale flessibilità in termini di approccio che nessun altro gioco di Hitman possiede. Credo che i punti di partenza diversificati sono la cosa più bella che sia successa alla saga di Hitman dopo Blood Money. Allora, dobbiamo liberarci di questo individuo. Se lo ammazziamo, il rumore della sua morte, delle sue sofferenze è sentito da quest'altra guardia che va giù a indagare. Mi dà il tempo di prendere il travestimento di questo tipo. Il travestimento di questo ufficiale mi serve per poter entrare senza essere individuato all'interno del laboratorio della droga. Prendiamo la bomba, che è quella che utilizzeremo per far saltare tutto in aria. E andiamo verso il laboratorio. Il laboratorio è qui vicino. Una volta fatto saltare il laboratorio, dobbiamo fuggire con un aereo che non è tanto distante da questa posizione. E questa missione è notoriamente afflitta da un bug che ti fa crashare il gioco con un cosiddetto soft lock. Vi spiego subito come si fa ad evitare. Questa gente qua non vuole che io entri dentro, ma ho il travestimento adatto, quindi non rompetemi i coglioni e non badate il fatto che sto piazzando una bomba nel vostro sotterraneo. Ah! Cazzo, questa porta mi ha quasi ucciso. Lasciatemi andare. Quando voi fate scoppiare la bomba, tutti quanti diventano ostili per qualche strano motivo. Cioè, è come se sapessero che l'avete fatta scoppiare voi, quindi aspetteremo all'ultimo per farla scoppiare. E quello che non dovete assolutamente fare, ed è quello che causa il soft lock, è tirare fuori il telecomando e attivarlo subito. Dovete tirare fuori il telecomando, tenerlo in mano un po', 10 secondi, quello che è, e solo dopo che è trascorso un po' di tempo, attivate la detonazione, altrimenti il gioco crasha. A questo punto lo possiamo attivare con questa bellissima cinematica che non può essere saltata. Il laboratorio è andato. E noi fuggiamo da questo posto di merda. Con questo che forse è un dodo. C'è qualche esperto di aerei che potrebbe dirmi che tipo di aereo è? Una delle tre guardie. Cioè, le due su tre erano coi fucili puntati su di me, la terza guardia se ne stava fottendo altamente. Accadono cose strane ogni tanto in questo gioco per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Questa è una delle missioni più adorate invece,
Traditions of the Trade. Dobbiamo uccidere questo Franz Fuchs. E il secondo obiettivo, forse era scritto prima. Sì, dobbiamo eliminare Franz e dobbiamo recuperare una bomba. Perché questo Franz è un terrorista di merda che ha portato una bomba da far esplodere in questo hotel nel quale agiremo tra poco. Vediamo un po' che equipaggiamento mi serve. Mi serve la berretta silenziata. Sicuramente, forse non così tanti proiettili, ma andrà bene. Vediamo il Kevlar, perché potrei entrare in uno scontro a fuoco e vorrei uscirne vivo. Budapest and the Thermal Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded. Anche questa azione sarà molto silent, come vedrete. Allora, ammazziamo questa guardia. Attendiamo che quest'altra venga verso di me. Uccidiamo anche questa guardia e le prendiamo il travestimento. Perché se cercate di passare attraverso il metal detector senza avere il travestimento da poliziotto, verrete automaticamente beccati. Partirà un super allarme. Devo riavviare. Ho fatto una cazzata. E comunque vi stavo dicendo che se avete il travestimento da poliziotto, il metal detector non vi fa, diciamo, automaticamente compromettere. Non siete automaticamente compromessi. Questo è il motivo per il quale mi serve questo travestimento. Non dovevo aprire questa porta, ma dovevo passare di qua. Infatti i poliziotti hanno subito visto il corpo della guardia che ho ucciso e hanno incominciato immediatamente a cercare un poliziotto sospetto. Vediamo questo, dobbiamo liberarci di questo stronzo. E mi serve la chiave per aprire la camera all'interno della quale è nascosta la bomba. La chiave dovrebbe averla questo tipo. Ok. A questo punto andiamo a liberarci di Franz. Si trova al primo piano, se non sbaglio. Siamo praticamente arrivati. Chiudiamo questa porta. Questa era una delle sue guardie del corpo, che ha fatto veramente un gran lavoro. E questa è la seconda guardia del corpo. Anzi, è qua fuori. Tanti saluti. Non riesco a sparare, perché non riesco? Ah, ho finito i colpi. Okay. E Franz è andato. Dobbiamo recuperare solamente la bomba adesso e fuggire con la bomba. Normalmente dovreste recuperare una valigetta e mettere la bomba all'interno della valigetta, ma visto che stiamo facendo uno speed, la parola chiave è speed walkthrough, o meglio, è uno speed walkthrough e la parola chiave è speed, evitiamo di prendere la valigetta. Salve, posso prendere la bomba? È un problema per voi? Spero che non lo sia, e di certo io non mi fermerò. E scappiamo con questa bomba in mano. Adesso sono apertamente ostile, quindi la guardia comincerà a spararmi. Ma dovremmo riuscire ad arrivare tutti di un pezzo fino alla fine. Assassino silenzioso, signori. Tenetelo a mente. Gli hanno sparato nel culo. Qualcuno ha detto Bad Boy 2? Gunrunner Paradise. Allora, qua dobbiamo capire dove si trova il nostro prossimo target e lo faremo tracciando la posizione di questo Ivan. In sostanza, adesso vi spiego in cosa consiste la missione. Portiamo con noi intanto l'MP5 silenziato, prendiamo un ricevitore, un trasmettitore GPS, un'armatura e anche il binocolo. E dobbiamo capire dove avverrà lo scambio tra i trafficanti d'armi. Innanzitutto giriamo questa leva che mi serve per redirezionare il treno che corre su questi binari. Redirezionare il treno serve per aprire i cancelli chiusi. Tra poco capirete di cosa parlo. Prima però devo capire dove. Ok, questo è il caparone giusto. Ce ne sono tre. Il capannone giusto è quello dove ci sono i cani.
Giriamo quindi anche questa leva. Adesso arriverà un treno che sfonderà questo cancello. Cioè, questo è il sistema in questa missione per aprire le porte chiuse. Il treno dovrebbe essere quasi arrivato. E mi scuso fin da subito per gli amanti dei cani, ma purtroppo dovrò ammazzare questi Doberman. Sono piuttosto letali e devo arrivare vivo a fine missione. Non fanno male quanto il giaguaro, ma fanno comunque abbastanza male. È comunque l'unico modo per completare questa missione e ammazzarli. Ok, così dovrebbe bastare. Ci sono un po' di individui all'interno di questo capannone che devo uccidere. Credo che siano... Oh, credo che siano 4. Quello sulla destra nell'angolo non voleva morire. Gli ho tipo scaricato 6 colpi nel petto e era ancora vivo che parlava. Bene. Nascondiamo i corpi. Tradizionalmente vengono nascosti da queste parti. Qui si abusa del glitch per spostare i corpi in velocità. Forse non vi ho fatto vedere qual è la velocità normale di 47 quando trascina qualcuno. È una roba terribile. Metterete 20 anni per spostare questi corpi. Molto meglio la versione rapida. C'era ancora un corpo qui da qualche parte. Ah sì. Il tipo immortale, pseudo immortale nell'angolo. Buttiamolo assieme ai suoi compari. Prendiamo un travestimento. Devono arrivare ancora 2 stronzoni di questa banda. Facciamoli entrare qui dentro. Dovrebbero arrivare con una macchina. E una volta che saranno entrati li faremo a pezzi. In sostanza, io vi ho detto che il capannone giusto è quello che ha i cani. Normalmente voi dovreste... Ok, scusate, mettiamo in pausa la spiegazione perché vogliono uccidermi. Rilassati, amico. Dov'è il tuo compare? Eccolo qua. Ok, siamo a posto. Nascondiamo i corpi di questi 2. Allora, vi stavo dicendo qual è il modo, diciamo, convenzionale per questa missione. Voi dovete andare in uno strip club dove ci sono gli ultimi 2 stronzi che ho ammazzato e dovete posizionare un trasmettitore GPS sulla macchina. Seguendo quella macchina arriverete a questo capannone, lo stesso identico. Quindi seguendo, perché loro sono i trafficanti d'armi, noi stiamo prendendo praticamente il loro posto. E lo facciamo perché vogliamo mettere un tracciatore GPS, un trasmettitore GPS all'interno di questa valigetta. Credo di essermi spiegato di merda oggi. Non sono in grado di parlare in italiano, comunque l'idea è quella di... E noi sappiamo che c'è uno scambio che avverrà tra i trafficanti di Rotterdam e un rappresentante di Boris. Il rappresentante di Boris è Ivan. Benissimo. Per scoprire qual è il capannone giusto, bisogna tracciare il veicolo di alcuni membri di questi trafficanti d'armi. E una volta fatto questo, si arriva a questo capannone. In questo capannone ammazziamo tutti i trafficanti d'armi. Quindi saremo noi il trafficante d'armi. Solamente grazie a questo travestimento che indossiamo. E una volta che abbiamo il trasmettitore GPS nella valigetta, dobbiamo solamente consegnarlo a Ivan. E a quel punto Ivan ci porterà verso Boris. Nella missione successiva, che è il plutonio disperso, e lo potremo uccidere finalmente. Il grosso problema di questa missione, lo noterete adesso, sto cercando di in qualche maniera riempire questa fase, perché dobbiamo aspettare l'arrivo di Ivan. E se non ricordo male, quando voi arrivate in questo capannone scatta un timer di 3 minuti. E dopo 3 minuti arriva Ivan. Però non c'è modo di accelerare l'arrivo di quel personaggio. Tra l'altro vedrete che ha un vestito ridicolo. E... è una specie di cappellaio matto. Almeno questo è quello che mi viene in mente ogni volta che lo vedo. Credo che l'unico riferimento a Ivan nei giochi successivi sia nel secondo capitolo, cioè Hitman 2 e Silent Assassins. E qualcuno diceva che i suoi vestiti sono addosso al manichino che potete utilizzare per
diciamo, praticare l'attacco melee di 47, quello col coltello. O anche, credo, la corda di pianoforte, ma francamente io non me lo ricordo. Magari ve lo farò vedere quando farò una run per Hitman 2 Silent Assassin. Era comparso in alto a sinistra poco fa che Ivan arriverà in un minuto, quindi dovrebbero mancare circa 30 secondi, penso. Dobbiamo per forza stare piantati qui perché lui arriverà, uscirà dalla macchina, verrà qui. Da quel punto avverrà lo scambio. Tutti i corpi ovviamente devono essere nascosti, altrimenti Ivan si insospettisce e lo scambio non potrà avvenire. È divertente come i corpi non lo fanno insospettire, ma il fatto che ci siano chiazze di sangue ovunque e armi dappertutto non è un problema. Si vede che sono cose che Ivan vede tutti i giorni, quindi perché preoccuparsi di questo bagno di sangue? Eccolo qui. Secondo me dovresti cambiare sarto comunque, amico. Sei vestito veramente come un cane. I have your money here. Where are my weapons? Your merchandise can be collected in the appointed warehouse. The samples look promising. Let's do business again sometime. I want my money! Give it to me! Give me the money! Ora che lo guardo bene, non sa neanche correre. Bene, la missione è completata, cioè si autocompleta quando Ivan si è allontanato a sufficienza. Possiamo solamente aspettare e la missione dovrebbe completarsi in una manciata di secondi. Molto bene, adesso ci occupiamo di Boris. Plutonium runs loose. Allora, dobbiamo far fuori Boris finalmente. Mi pare che abbiamo più obiettivi in realtà. E dobbiamo eliminare Boris e dobbiamo disarmare una testata nucleare perché Boris si trova su un cargo, un barcone enorme, e ha una bomba atomica nascosta su questa barca. Ora, gli item che mi servono sono il fiber wire, prendiamo l'MP5 non silenziato, e il cecchino WA2000, prendiamo anche la Kevlar Body Armor. Vedete qua, queste armi qui sono in grigio, è praticamente una cosa che si ricollega a quello che ho detto all'inizio del video, cioè se voi vi comportate di merda, il gioco vi impedisce di acquistare determinate armi nelle partite successive. Questo è giustificato dal fatto che ho ucciso dei civili nelle missioni in cui sono scappato con la bomba alla fine. Nella missione dell'albergo, per capirci. Allora, vediamo di prendere il primo travestimento della mappa, ce lo darà quella guardia, ammazziamo il suo compare. Il cecchino mi serve ancora, devo uccidere altre due guardie. Dopodiché il cecchino sarà inutile. In seguito mi servirà un altro travestimento, con questo posso raggiungere la barca. Per aggirarmi sulla barca prenderò un altro travestimento, che è il travestimento da marinaio. Ok, siamo a posto. Da questo punto dobbiamo seguire. E questo è un NPC. Questo NPC aprirà le porte per noi. Normalmente voi non siete autorizzati ad attraversare queste porte. E se lo fate, le guardie apriranno il fuoco automaticamente su di voi senza farvi domande. Però se correte assieme a questo individuo, è tutto a posto. Le guardie non vi daranno fastidio. E c'è una cosa da aggiungere. Il fatto che può uccidere Boris è autoesplicativo. Disattivare la bomba in realtà implica una specie di sottoobiettivo, perché sulla barca ci sono dei marinai che possono riattivare la bomba. Sono dei marinai vestiti in maniera particolare, indossano delle canottiere, mentre ci sono altri marinai che hanno proprio una specie di giubba blu. E noi dovremmo eliminare anche tutti gli NPC che possono riattivare la bomba. Questo è l'ultimo cancello. Ok, una volta superato questo possiamo correre senza seguire il tizio. E giusto per informazione, quel tipo sta correndo da Boris per dirgli che ha visto qualcosa di sospetto. Due guardie sforacchiate. E il travestimento lo possiamo prendere dalla guardia appoggiata sul retro di queste scale, che vedete davanti. E
La strangoleremo con la corda di pianoforte e prenderemo il suo travestimento. Qualcosa di questo genere. Vediamo se qualcuno ci ha visti. Non voglio la sua beretta. Oh, quel marinaio ha visto il cadavere. Non va bene. Però nessuno cerca ancora marinai sospetti, quindi è tutto a posto. Ora, aspettiamo che un po' di gente salga su per le scale. E adesso possiamo arrivare anche noi da queste parti. Ammazziamo Boris. Questo è il buon vecchio Boris. Era il buon vecchio Boris, per la precisione. Allora, il primo marinaio stronzo è lui. Quelli con la canottiera. E dopodiché dobbiamo andare. Mi sono perso. Questa barca è una merda. Mi perdo sempre. È peggio del ristorante di Lyong. Allora, c'è un altro marinaio qua. Oh, chi mi sta sparando? Brutto stronzo. Un altro qui. Ok. Qua abbiamo la bomba. Disattiviamola subito. Credo che ci sia ancora un marinaio che la può riattivare. O forse sono tutti. Forse non mi ricordo più come si conta. Dovrebbero essere tutti. E dobbiamo solamente attivare, o meglio, portare la barca nelle acque internazionali a questo punto. Per farlo dobbiamo raggiungere la cabina del capitano. Spero di riuscirci. Spero di ricordarmi come si fa, perché è un cazzo di labirinto questo posto, ve lo giuro. Pare che si vada da questa parte. Sì, ok, ci siamo. Il capitano ha una desertigola in mano, mi pare. Vediamo se la tira fuori. Oh, merda! Ok, missione completa. Forse non era una desertigola, forse era una berretta, il punto che il capitano ha un cannone non indifferente nascosto in quella sua giacchetta, che ha usato per cercare di uccidermi, ma ha fallito miseramente. Allora, questa missione è l'unica missione che possiamo saltare. C'è un trucco molto, molto carino che vi faccio vedere subito. In questa missione non possiamo fare spese all'inizio, quindi siamo completamente disarmati. Vedete in alto a destra c'è il mio inventario, ma è completamente vuoto. Non ho nessun'arma con me. Le richieste sono quelle di uccidere un medico, un certo dottor Kovacs, che però non uccideremo perché dobbiamo solamente. Scusate, mi sta scappando la voce. Dobbiamo uccidere un dottor Kovacs, ma è una cosa che non faremo, perché in realtà per finire questa missione dovete semplicemente arrivare in qualche maniera fino al sotterraneo, ma per andare nel sotterraneo c'è un trick molto carino con l'ascensore che mettiamo in pratica subito. Quel bastardo che avete appena visto prendere in mano la cornetta del telefono sta chiamando gli SWAT, quindi questo posto tra poco sarà pieno di forze speciali. Allora, praticamente si manda l'ascensore al piano superiore e si esce subito dall'ascensore. Perché il sotterraneo nel quale dobbiamo andare si trova esattamente sotto l'ascensore stesso. Allora, mettiamo secondo piano. Ho sbagliato. Riproviamo. Di solito non è così difficile. Sono io impedito. Tanto cielo. Ok. Cos'è, quinto tentativo? Ce l'abbiamo fatta. E così siamo giunti all'ultima missione del gioco. Dobbiamo uccidere il nostro creatore, il dottor Ortmeier. Otto Ortmeier. Allora, voglio prendere un'armatura intanto. Guardate che dobbiamo affrontare. Questi sono i signori 48. Noi siamo Agente 47, quindi lì sono i 48. Il modello tecnologicamente più avanzato. Vedremo subito se è effettivamente è un modello più avanzato. Prendiamo pure l'MP5. È un'arma migliore. Prendiamo anche le munizioni.
E il primo agente dovrebbe comparire qua, eccolo qui. E la mia mira non funziona oggi. Non funziona per niente. Dove devo andare? Dove devo andare? Ok, devo andare di qua. Vediamo dov'è questo agente qui. Vieni qua. Dobbiamo praticamente trascinare uno dei cadaveri di questi signori 48. Ah, mio Dio. Mio Dio. Ok. Dobbiamo trascinarlo qui. E dobbiamo fare la lettura del suo codice a barre. E se entrate voi stessi e 47 fa la lettura del suo codice, viene attivato un veleno e 47 muore all'interno di questa camera. Però se usate uno dei 48, non è un... Sì, non... il gas non viene rilasciato. Adesso dobbiamo attendere un attimo che la porta qua dietro si apra. Dobbiamo stare attenti perché se i 47 girano... I 48, scusate, girano la testa verso di me, sono cazzi. Vuol dire che sono pronti per uccidermi. Vediamo se la porta si è aperta. Si è aperta. Oh, cazzo. YOLO, figli di puttana! Ah! Sì, ce l'abbiamo fatta. Però c'è lo sfondo bianco, non si capisce mai se avete finito la missione o se siete morti voi. Perché quando 47 muore, c'è l'animazione di lui che cade a terra e perde sangue. Come un maiale sgozzato. E questo conclude Codename 47. Il gameplay è stato veramente molto grezzo, e mi dispiace. Anche il commento credo che non sia stato il massimo, perché non me lo sono preparato, ma preparare 40 minuti di commento, o 50 minuti, non so quanto dura questo video, è una cosa che non mi posso permettere. Cercherò di migliorare il commento man mano che mi esercito facendo video. Spero che non sia troppo... non sia stato troppo tedioso da seguire. Ok, questo è quanto. Chi non ha mai visto il primo capitolo e non vuole giocarlo, cosa che vi sconsiglio effettivamente di fare, non giocateci perché è terribile. Soprattutto se amate i capitoli successivi, è meglio se questo gioco lo vedete giocato da qualcun altro. Questo è quanto, e grazie per l'attenzione e ci vediamo prossimamente.